Uso della lingua, appunto, mi sono un po' divertita anche con i familiari che mi hanno dato qualche aneddoto e quindi qui vi riporto qualche termine usato. Uno l'avete già sentito, è Scoutandou, che appunto era una via francese che c'è in Francia, ma poi appunto mi ha divertito molto gli esempi fatti dai familiari. Buchstaben verwechseln, che cosa ha fatto? Ha preso una sillaba, in realtà più che sillaba, ha preso due lettere e le ha stravolte, quindi stravolgendo un po' il termine. Quindi da Buch, Buch viene riportato in fondo al posto di we, quindi Buchstaben verwechseln, Wegstaben verbuchseln, se non ho capito male. Un'altra, mi è stata detta l'altro giorno, Bundeskanzler Schmidt si è divertito a fare che cosa? Semplicemente a scambiare anche qui. E allora Bundeskanzler Bitt. O addirittura Max Frisch, che diventava Marco Fresco. È chiaro che una persona che ha come una simpatia, come dicevamo prima, Spaß und Interesse, ha una persona che ha così simpatia per la lingua, è chiaro che si comprende che cosa possa avere fatto. E mi hanno spiegato che tutti questi esempi non sono rintracciabili nei testi. Infatti me li sono dovuta far raccontare dai familiari, che ringrazio molto per avermi aiutato. Un altro che mi è stato dato era proprio l'altro giorno, è questo, ma non è inventato da lui, perché addirittura abbiamo, e qui ringrazio di nuovo, mi è stato mandato anche da internet, però è un esempio che si fa capire il suo interesse. Lui stesso era stato un po' attirato, se non ho capito male, da questa citazione, Was gehst du bloß in Motel Tristan, che ovviamente poi è una ricostruzione anche questa linguistica, no? È un gioco linguistico che io vi ho messo un po' a diversi colori in modo che si possa capire bene dove voleva finire. Poi ho dato qualche esempio di traduzione dove potrebbe essere di aiuto, ma in realtà non c'entra con un termine, cioè non è una citazione sua, perciò è semplicemente usata. Ora, per quanto riguarda Ein linguistischer Vergleich, vorrei soltanto porre la vostra attenzione sul fatto che, siccome ho fatto la traduzione di più di 100 poesie di un poeta svizzero-tedesco, si chiama Werner Lutz, vorrei porre la vostra attenzione sul fatto che c'è un parallelo interessantissimo. Come Wolfgang Hildesheimer giocava sui nomi, così gioca anche questo Werner Lutz. Che cosa ha fatto? Col suo nome Werner Lutz ha tirato fuori una serie, dal suo stesso nome ha tirato fuori una serie di nomi completamente stravolti. Ecco, questo è un gioco linguistico che è effettivamente tipico di chi ama molto la lingua, come dicevamo prima, da ihr Interesse an die deutsche Sprache, cioè appunto il suo interesse per la lingua tedesca lo si vede e lo si capisce da come anche una persona padroneggia la lingua. Un esempio ultimo da parte mia è questo. Avete già sentito questa frase, ed è un esempio molto, molto simpatico, perché più che simpatico è anche molto interessante, perché il primo giorno che me lo sono ritrovato davanti nel libro, stavo leggendo questo libro, eravamo in sala consultazione con le tesiste, stavamo sfogliando questi libri finché non arrivo ai Mitteilungen an Max e mi imbatto in questa frase che avete già visto prima, già letta prima. Allora che cosa ho fatto? Mi sono detta, non posso lasciare una frase come questa in questa maniera, non si può, devo studiarla, devo capire come può una persona riuscire ad arrivare lì. Allora, innanzitutto, provando una freie Übersetzung, è inutile anche starvela a leggere, però ho provato a fare una doppia traduzione, l'altra non ve l'ho neanche presentata perché è improponibile, ma provare a fare una traduzione seguendo l'andamento tedesco, è praticamente impossibile, non si può lasciare una frase italiana a metà e poi riprenderla più avanti, che non si capisce dove stava l'inizio, non si comprende. Però vorrei farvi vedere, io che volentieri me ne sto tranquillo, una domanda che ho fatto ai familiari, in italiano questa frase arriva, cioè la frase precedente, adesso vi farò vedere dove sta, in italiano questa frase che vi ho messo in grassetto, io che volentieri me ne sto tranquillo, ho chiesto se effettivamente lui è stata una persona così, che amava comunque la pace. Effettivamente si può anche vedere dalla biografia, una persona che è stata a Norimberga, ai processi di Norimberga, e ha vissuto praticamente, ha vita e erlebt l'olocausto attraverso queste traduzioni simultanee che faceva, è chiaro che è una persona che alla fine amava la pace sicuramente.
Per cui ho chiesto informazioni ed effettivamente mi hanno detto che si può dire che è una persona che amava la pace. E allora andiamo a guardare questa frase insieme, questo periodo, che più che frase, andiamo a vedere questo periodo e guardiamo come è stato costruito. La frase che vi ho fatto vedere prima, der ich gerne Frieden halte, è quella che vi dicevo, che in italiano è messa in ultimo, ovviamente come ultima frase, ed è anche ciò che effettivamente ha più importanza, no? Io che me ne sto tranquillo, lo dico alla fine e in italiano viene fuori il concetto. Qui invece è esattamente a metà. E allora, studiandola, mi sono resa conto che wozu verschiedene. Allora, allmählich wird mir dieser ewig währende Zyklus ein wenig leid, e poi dice wozu verschiedene Faktoren e termina in beitragen, deren Urheber ich in diesem Zusammenhang nicht nennen möchte, um mich keinen Unannehmlichkeiten auszusetzen, deren Folgen nicht absehbar wären, die in Kauf zu nehmen ich, e qua come si fa? Non posso andare gezwungen wäre poi, perché ich ha a che fare con der ich gern Frieden halte, gezwungen wäre. Quindi tutto questo porta al Kern che è der ich gern Frieden halte. E allora, anche con un colloquio con Don Federico Gallo, è venuto fuori che da una parte, se è stato detto prima che è un po' un lavoro a matriosca, sembra una matriosca, in realtà si può parlare anche di un artificio letterario della inclusio. Io non so effettivamente a che cosa pensava Wolfgang Hildesheimer nell'aver scritto quella frase, quel periodo linguistico così lungo. Vero è che mi ha interessato molto questo parallelo, perché che cosa succede in questo artificio letterario? Accade che innanzitutto è una struttura concentrica, dove c'è un centro della struttura che è la parte di testo di massima importanza, di massima evidenza. Che cosa succede? Si colloca all'inizio e alla fine un materiale simile e all'interno, che fa da cornice, e all'interno si lascia la parte fondamentale. Questo lo si vede sia nella Bibbia che anche nel Talmud, ho letto. E un chiasmo, per esempio, è una struttura simile, anche se in realtà però non c'è la parte centrale, c'è semplicemente un incrocio. E invece, addirittura ho letto che più inclusioni possono essere inserite una dentro l'altra. E questo sembra ciò a cui ha approdato lo stesso Wolfgang Hildesheimer, cioè A, B, C, D, E, con una X, cioè con un contenuto, e poi dopo per riprenderlo in E1, D1, C1, B1, A1. A questo punto io ho avuto mi sono appagata di questo lavoro, posso effettivamente dire che, essendo un lavoro di linguistico molto interessante, io adesso cederò la parola, vorrei dire due parole su questi lavori di tesi e di memoria di laurea, che sono stata molto interessata anche a fare il lavoro. Innanzitutto ringrazio le due studentesse che oggi sono venute e che vi fanno un 5 minuti di presentazione del loro lavoro. Io mi permetto solo di anticiparle per mostrarvi innanzitutto dove siamo arrivati, cioè dove sono arrivate le due studentesse. La prima sarà Arianna Angelinetta, che ha fatto una memoria di laurea per la laurea triennale, si laurea domani, e ha fatto questo passaggio, cioè ha fatto un focus e si è voluta concentrare sul passaggio avete sentito già prima, in questo passaggio dall'arte della scrittura all'arte figurativa, e quindi ci mostrerà che cosa ha voluto dire per lei fare una memoria di laurea sui collage e su quanto scritto da Wolfgang Hildesheimer sui collage. Mi permetto di dare farvi vedere due citazioni. Il fatto che, secondo Wolfgang, Kunst sei Kreativität, nicht Wiedergabe, cioè Kunst è una creatività, e infatti approda al mondo dell'arte, un po' sembrava essere deluso dalla lingua, ma approdare al mondo dell'arte vuol dire approdare ad una creatività, e infatti poi vedremo in che cosa consistono questi collage. Inoltre non dobbiamo dimenticarci in questo passaggio il fatto che a Norimberga, quando aveva fatto il traduttore simultaneo, a questi processi di Norimberga, allora ovviamente si chiedeva di non lavorare più di un tot ore al giorno, perché era pressoché impossibile riuscire ad ascoltare dei racconti come quelli mostruosi che si dovevano ascoltare e che i traduttori dovevano ascoltare. Perciò lui però era uno di quelli che aveva trovato un campo di attività che lo poteva
un po' portar via, che lo poteva un po' distrarre, se era così, se era possibile effettivamente, da questo mondo della mostruosità del, dell'Olocausto. Perciò lui riusciva sempre a è riuscito in quel periodo, riusciva da, nelle ore che aveva libere e che davano obbligatoriamente libere, riusciva a rifugiarsi un po' nell'arte. L'altra tesi, che è una tesi di laurea specialistica, è da, di Alessandra Tizze, che è partita dal bilinguismo di Wolfgang Hildesheimer per approdare al fatto che fosse un traduttore. E allora la sua è stata un'analisi linguistica di questa opera teatrale di Goldoni e poi delle traduzioni che lui stesso ha fatto di quei suoi Vorträge che dicevamo prima, dall'inglese al tedesco. Ed è la cosa che più ha interessato la studentessa è stata Alessandra, è stata questa, appunto, questa analisi linguistica delle scelte traduttive, ma dovuta al fatto che lui si soffermava molto sui nomi dei personaggi e si soffermava anche sullo stravolgimento della tipologia della Übersetzung, cioè non è una vera e propria traduzione, non si può parlare di una vera e propria traduzione perché spesso e volentieri lui stravolge la tipologia di traduzione facendo venire fuori un qualche cosa che Alessandra ci illustrerà. Termino con quanto già avete sentito, con una sua citazione che effettivamente gli dava un grande, ha una certa simpatia, dicevamo prima, per inventare dei nomi, e quando per strada incontrava qualcuno o sentiva un nome nuovo gli piaceva già incominciare a tradurlo in modo suo, e quindi direi, oserei dire, come i luoghi che lui, dicevamo prima, dovevano passare dal suo inconscio, dovevano essere erlebt da lui, così penso anche che sia successo con i nomi, li ha talmente certe volte stravolti che venivano da lui proprio erlebt. Vi ringrazio per la vostra attenzione e do la parola a questo punto alle, alle studentesse, la prima Arianna, Arianna Angelinetta, che ci presenta la sua tesi sui collage, sua memoria di laurea sui collage. Le serve questo? Sì, ah no, se no puoi usare questo. Come vuole lei, se vuole stare in piedi o seduta. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare la professoressa Salvato per avermi dato la possibilità di essere qui oggi e di parlarvi di Wolfgang Hildesheimer, in quanto è stato anche argomento della mia memoria di laurea. Oggi ho deciso di focalizzarmi principalmente dal punto di vista artistico, in particolare sui suoi collage. Nella mia memoria di laurea, prima di dedicarmi ai collage di Hildesheimer, ho deciso personalmente di tradurre l'introduzione dell'opera Endlich Allein. Come vi ho anticipato prima, però oggi ho deciso di focalizzarmi proprio sull'aspetto artistico. Come potete vedere, ho inserito quattro punti che a mio parere rispecchiano il modo in cui Hildesheimer, il modo in cui appunto per Hildesheimer rappresentano i collage. Innanzitutto inconscio. Inconscio perché i collage per Hildesheimer tendono a superare la pelle delle cose, vanno oltre il lato conscio per compiere, diciamo, un viaggio nell'inconscio, nella memoria collettiva. Una testimonianza di ciò la possiamo trovare anche in una frase che lui cita nel suo romanzo intitolato Marbot, dove dice: che abisso sarebbe se uno potesse conoscersi a fondo. Nel secondo punto ho inserito gioco di pazienza. Gioco di pazienza in quanto per Wolfgang Hildesheimer i collage rappresentano un lavoro di pazienza, ma soprattutto una prova di pazienza che richiede sempre costante ed estrema concentrazione. Nel terzo punto ho riportato una citazione di Hildesheimer che si trova sempre nel suo romanzo intitolato Marbot, dove dice: Die Collage ist mir eine Art Lebenszweck, ja zur Lebensform geworden.
Attraverso questa frase il Desheimer ci vuole far capire come per lui il collage sia diventato parte della sua vita, come se fosse anche quasi diventato lo scopo essenziale di essa. Infine, nell'ultimo punto, ho riportato un'ultima citazione di Desheimer, che la possiamo trovare in una sua opera artistica intitolata In Erwartung der Nacht, dove egli dice: Das Besondere an meinen Collagen ist, dass jedes einzelne Bild seinem eigenen Stilprinzip gehört und daher seiner eigenen Ästhetik unterliegt, deren Gesetz immer wieder anders geartet ist. Dieses Gesetz entsteht mit der selbstgestellten Aufgabe und erlischt mit ihrer Erfüllung. Attraverso questa citazione Desheimer ci vuole far capire come ciascuna immagine segue il suo principio stilistico, ciascuna immagine è soggetta alla propria estetica e la cui legge è sempre diversa. Inoltre, come potete leggere alla fine, dice che la sua legge nasce con lo stesso compito e si estingue con il suo stesso compimento. Questo cosa significa? Significa che per Desheimer egli non riduce banalmente l'opera ad un confuso assemblaggio, ma tende sempre alla ricomposizione dei pezzi attraverso questa tecnica che richiede sempre una costante ed estrema concentrazione. Okay. Sono quattro i collage che oggi ho deciso di mostrarvi. Il primo collage è intitolato Endlich Allein. Come potete vedere, ho sottolineato alcuni termini all'interno di questa descrizione perché sono stati poi analizzati nella mia memoria di laurea dal punto di vista morfologico. Nella realizzazione di questo collage, Desheimer afferma che si tratta di un esercizio in economia, dove tutto è strutturato in modo capillare attraverso degli schemi predisposti. Afferma inoltre che ha ritagliato il materiale tre volte e inserendo nelle crepe, che sono nate dall'applicazione dei collage, dei materiali estranei, dei materiali diversi. Come potete vedere, quella O, oppure quella O che può essere anche intesa come uno zero, è simbolo di annullamento, simbolo di negazione, che lega come filo conduttore il materiale che è stato tolto dal contesto originario e l'idea di solitudine dell'individuo. Quindi possiamo dire che questo collage può essere letto come allusione a una sorta di rinuncia generale da parte dell'autore. Il secondo collage è intitolato Sturmwarnung del 1983. In questo collage vengono rappresentate delle riproduzioni di un cielo fotografato che vengono scomposte e poi ricomposte con altri materiali, con altri elementi paesaggistici che sono tutte fotografie. La ricomposizione, come possiamo vedere, conferisce movimento all'opera e anche ordine, in quanto al centro dell'opera è raffigurato un simbolo che appunto sta ad indicare la tempesta in arrivo. Il terzo collage, intitolato Zugvogelbrutmaschine, del 1981. In questo collage, a differenza degli altri, il tema si è sviluppato solamente durante il suo lavoro. La macchina, come potete vedere, è suddivisa in diverse parti. C'è un nastro trasportatore con diverse parti di... Un nastro trasportatore con diverse parti di uccelli che tendono verso il basso. I materiali da lui utilizzati sono un calendario da parete e una fotografia a colori di un orizzonte lontano. In aggiunta, Desheimer sostiene che ha aggiunto altri pezzi che sono stati presi, come dice lui, da uno scaffale dei resti. L'ultimo collage che ho preso in considerazione è di Vocale, che è stato realizzato nel 1983. In questo collage le vocali, che sono accentuate dal loro colore bianco, praticamente hanno dato vita al costrutto, in quanto senza questo colore bianco sarebbe monocromatico e quindi il colore è stato aggiunto solo poco prima che l'opera fosse terminata. Detto questo, possiamo quindi affermare che
L'arte per il Desheimer rappresenta una sorta di rifugio, in quanto in una certa fase della sua vita il Desheimer avvertì l'esigenza di non esprimersi più attraverso le parole. Credeva che gli uomini non avessero più tempo per i romanzi, per la finzione, e di conseguenza ha dato sfogo alla sua vena artistica e quindi ai collage. Questo suo senso di pessimismo però era affiancato anche da un grandissimo amore per la vita. Come potete vedere ho messo anche arte vulnerabile, quindi non solo arte come rifugio, in quanto, come avete potuto vedere nelle opere precedenti, compaiono delle frammentazioni delle forme, tutto appare molto vulnerabile ed è come se il Desheimer avesse voluto trasmetterci la vulnerabilità stessa a cui la natura è sottoposta e anche i pericoli a cui appunto la natura è sottoposta. Grazie. Allora si può laureare, cosa dite? Decidiamo dopo. A questo punto Alessandra Tiz. Sì. Alessandra Tizze che ci presenta la presentazione. Ok, buonasera a tutti, ringrazio la professoressa Salvato per avermi dato la possibilità di essere qui. Come ha detto precedentemente la professoressa Salvato, la mia tesi riguarda il bilinguismo e la traduzione in Wolfgang Hildesheimer. In particolare, nel terzo capitolo, sto analizzando l'unica traduzione che egli ha svolto dall'italiano verso il tedesco. Si tratta della commedia di Carlo Goldoni, Un curioso accidente, che Hildesheimer ha tradotto con il titolo di Schwiegerväter. Il fine della mia tesi è capire quale metodo traduttivo egli utilizza, quindi in che modo egli traduce. Per fare ciò è necessario comprendere che cosa si intende.